Il regolamento Omnibus è un regolamento che mette insieme una serie di interventi su diverse materie, trasporti, pesca, politiche regionali e soprattutto bilancio, all'interno del quale c'è anche un capitolo importante sull'agricoltura. Capitolo importante perché vengono toccati tutti e quattro i regolamenti di base della politica agricola comune, quindi pagamenti diretti, sviluppo rurale, OCM unica e finanziamento PAC. Questi quattro regolamenti sono stati, la Commissione ha proposto, il commissario Hogan ha proposto una serie di cambiamenti. Noi, come Parlamento, come Commissione Agricoltura, in particolare io con il collega Dess, relatori del provvedimento, abbiamo approfittato di questo treno, di questo importante regolamento Omnibus, per inserire un bel pacchetto di novità su tre grandi capitoli. Il primo riguarda la semplificazione per il greening. Il secondo riguarda la gestione dei rischi, come rendere più ampia la platea della partecipazione degli agricoltori alla gestione dei rischi e con quali strumenti innovativi. Terzo, le misure di mercato, come rafforzare l'aspetto organizzativo commerciale dei nostri agricoltori attraverso le OP, le cooperative e quindi il rapporto che noi difendiamo nel dialogo interistituzionale che, come noto, avviene attraverso i triloghi tra Commissione, Parlamento e Consiglio. Una posizione del Consiglio estremamente a favore della proposta del Parlamento. E quindi sono abbastanza fiducioso che il 12 ottobre, ultimo trilogo, cui dovremo ovviamente raggiungere un accordo tra le tre istituzioni, potrà contenere un risultato negoziale, un pacchetto, negoziale importante per l'agricoltura e importante per gli agricoltori europei. Quali sono i punti salienti per gli agricoltori italiani? Semplificazioni del greening, rendere più facile l'accesso al greening, escludere alcune culture che hanno effetti ambientali positivi, penso a tutte le culture sommerse, per noi il riso, così come è importante riconoscere all'erba medica che sia una foraggera e quindi non ha senso anche lì, per tutte le culture azotofissatrici, non avere problematiche di crop diversification, di diversificazione produttiva. Poi ci sono novità importanti per i giovani agricoltori, estendiamo gli aiuti ai giovani. Ci sono importanti novità per l'estensione del pacchetto latte, dare più possibilità ai nostri consorzi di tutela di continuare a rafforzarsi sui mercati. Novità importanti sulle misure di mercato, vorremmo che le OP, possano essere definitivamente fuori dai sistemi di concorrenza che regolano evidentemente, le posizioni dominanti dei grandi cartelli internazionali. Arricchire il ventaglio delle possibili OP, con delle OP di contrattazione, la gestione del rischio sulle assicurazioni, novità. Qualora andasse tutto bene, quali saranno i tempi? Subito entra in vigore perché questo è l'ultimo atto, lo decide la Commissione Bilancio, si va quindi in aula per l'approvazione definitiva dell'intero pacchetto Omnibus, che è prevalentemente bilancio, e 1º gennaio 2018, Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore le misure. Qualora invece non si arrivasse a un accordo il 12 ottobre? Se non si dovesse arrivare a un accordo perché il Parlamento non voterà positivamente alle proposte di pacchetto finale, beh, semplicemente si è persa una grande opportunità.